Citti, che è il presidente di uno degli acronimi più importanti nel mondo sportivo, cioè l'Association of Summer Olympic International Federations, ASOIF, che del nome stesso porta la distinzione tra giochi olimpici. Do la parola chiedendo, come sempre, il rispetto del quarto d'ora. Grazie. Grazie, io cercherò di essere rispettoso. Intanto ringrazio dell'invito. L'amico Giulio qualche settimana fa mi chiese di essere parte di questo consesso ed effettivamente mi trovo un po' a disagio perché io non ho certamente il background giuridico istituzionale che tutti i distinti relatori sono qui. La mia vita è stata spesa a gestire aziende e a gestire organizzazioni sportive e oggi a coprire un sacco di incarichi, troppi per la mia età, nell'ambito del Comitato Olimpico. Quindi la mia, farò solo alcune considerazioni, ripetendo anche cose già sentite dai precedenti oratori, per dimostrarvi cosa stanno facendo le federazioni internazionali, facendo un'affermazione prima di tutto che è stata ispirata dall'amico Fumagalli. Il CIO di questi aggiustamenti ne ha molti di più. Fumagalli ha più o meno evidenziato il cambio nella procedura olimpica, perché i giochi olimpici sono un prodotto di grandissimo successo commerciale che però non ha compratori in questo momento, quindi evidentemente ci sono molte altre cose da fare. Ecco, la cosa che a me interessa dire è cosa fanno le federazioni internazionali per migliorare la loro credibilità in termini gestionali, quindi non è strettamente un aspetto giuridico istituzionale, ma voglio rendere omaggio all'importanza di chi ha questa esperienza. E questo lo dico perché lo sport sta diventando forse, lo vedete in questi giorni anche con la decisione, cito anch'io la decisione russa che non mi ha sorpreso essendo stato coinvolto quasi direttamente, ma ritengo che voi tutti siate coscienti dell'importanza e della rilevanza crescente che ha l'attività sportiva nel mondo della società. Questo porta l'importanza proporzionalmente altrettanto rilevante dei supporti giuridici istituzionali per gestire questo complesso fenomeno che è lo sport in questo momento. Lo sport, come ho detto, ho sentito parlare di autonomia, ho sentito parlare di come nacque l'esigenza di migliorare questa governance, e io parlerò della governance nello sport. In questo momento è molto di moda, io vengo da una conferenza la scorsa settimana a Eindhoven dove effettivamente ci sono stati molti attacchi perché si era in vista della decisione russa ed evidentemente la mia posizione come rappresentante del mondo olimpico non era la più facile, però devo dire che in qualche modo è stato apprezzato lo sforzo che le organizzazioni sportive nella loro singolarità stanno facendo per migliorare. Ecco, io derivando un po' da quello che ho già sentito, la governance nello sport è nata per difendere praticamente quell'autonomia che è stata definita qui interna e esterna, che noi ora preferiamo chiamare funzionale. Lo sport pretende di mantenere e difendere un'attività funzionale o responsabile, come dice il presidente del CIO. Io sono per la parola funzionale, c'è qualche battaglia all'interno del vertice del CIO, ma io insisto funzionale. Cioè, lo sport non può andare contro le leggi dei paesi dove opera, ma deve mantenere un'autonomia nelle cose che riguardano lo sport. Detto questo, è chiaro che la riflessione sulla governance nello sport nasce molto recentemente, negli anni 2000, ed è derivata da questo. Lo sport desiderava essere riconosciuto dalla comunità europea. Diciamo che lo sport gode di due grandi modelli, il modello americano e il modello europeo. Noi parliamo e facciamo riferimento normalmente a quello europeo perché è quello poi quello adottato dal CIO. E in questo ambito, di questo desiderio di essere riconosciuti dalla comunità europea, c'era anche la paura che il riconoscimento avrebbe potuto portare delle interferenze. E qui è stato veramente il primo motivo di occuparsi di governance nel mondo sportivo. Il CIO ci sono state molte iniziative, adesso io andrò abbastanza in fretta, ma fondamentalmente qual è l'osservazione che è stata fatta e la difficoltà? La difficoltà è del mondo sportivo, la doppia natura che è già stata citata. Il mondo sportivo ha gestione privatistica normalmente nel modello europeo e interesse pubblico e le due cose vanno messe insieme nel fenomeno gestionale della governance. Non sono cose semplici, ma ad ogni modo si tenta. Questa è una slide che a me piace indicare perché due studiosi nel 2004, quindi molto recentemente, evidenziarono questa duplicità, lo sport che incrocia settore pubblico, quindi una governance democratica come la chiamano loro, e una governance di tipo aziendale. Ecco, le organizzazioni sportive quindi
hanno avuto la necessità, e devo dire anche i media lo dimostrano, voi siete di fronte, non dico a scandali, ma a scandaletti, a problemi in molte federazioni. Io vengo da un arbitrato difficilissimo la settimana scorsa, pur non essendo avvocato, il Presidente del CIO mi ha onorato di questa attività che è durata alcune ore, una giornata, per risolvere un problema nella federazione box internazionale. Ecco, cioè, problemi sono continuativi, è chiaro che quelli di fronte ai media sono quelli del CIO stesso e della FIFA, delle grandi federazioni, però ce ne sono altri e non li voglio citare qui. Quindi il desiderio di avere più credibilità è proporzionale al desiderio di essere governati meglio. Ma le tre ragioni fondamentali, oltre a quello che hanno ispirato l'inizio di questa iniziativa di governance delle federazioni internazionali, e cito l'iniziativa dell'ASOE perché è quella che è la più riconosciuta e la più concreta, non perché io sono presidente, ma il Consiglio d'Europa ci ha gratificato del riconoscimento ufficiale nelle sue risoluzioni, come esempio appunto di attività. Io direi le tre ragioni che noi abbiamo identificato per una migliore governance, ecco, io preferisco sempre parlare di miglior governance e non di buona governance, perché una certa governance esiste e non è così male come sembra. In tutti i convegni ora io dico sempre che mi sembra di essere un malato perché ci sono tanti dottori, ma io penso che noi siamo migliori dottori di noi stessi e possiamo cominciare a fare delle cose nella direzione che è necessaria. Quindi la prima ragione è la difesa dell'autonomia funzionale. La seconda ragione è una ragione di esposizione. Lo sport gode inevitabilmente di grandi supporti pubblici, diretti e indiretti. Se voi pensate anche il calcio, che parla sempre stadi, strade sugli stadi, tutti godono, anche i ricchi sportivi, di grandi interessi pubblici. Quindi l'esposizione è altissima sui media, ma sul grande pubblico. La terza ragione, forse quella meno nota, ma che noi citiamo perché è importante, è la protezione degli operatori sportivi. Noi abbiamo un mondo che viene dal volontariato. Il volontariato non ha la preparazione per un mondo complesso come sta diventando quello dello sport, delle leggi dello sport e di tutto il framework dello sport attualmente. Ed in questo senso noi riteniamo che una buona governance protegga, sia la maniera migliore per proteggere tutti questi operatori. L'altra caratteristica unica che fa eco a quanto detto dal primo oratore riguarda gli stakeholder. Non esiste attività, e passerei anche questa seconda slide, non esiste attività come lo sport che ha una dimensione così ampia di stakeholder, cioè di persone interessate a come lo sport è gestito. Se vogliamo definire la governance come quell'attività con la quale le organizzazioni sono gestite per rispondere alle esigenze degli stakeholder esterni e interni, e mi rifaccio a quanto detto già prima, ecco, voi vedete che lo sport è unico, perché vedendolo anche solo, questo è il mondo olimpico, cioè l'ambiente olimpico, voi vedete che dal grande pubblico si arriva al comitato esecutivo del comitato olimpico con una varietà di legami e con una distanza diversa, ma tutti molto importanti. Quindi l'esposizione è altissima. Se volete vedere questa visuale dal punto di vista delle federazioni internazionali, è la solita piramidale organizzazione dello sport, ma anche qui vedete quanta gente è interessata a quello che si fa nella gestione dello sport. Quindi venendo a noi, l'ASOE ha nel 2015, sotto pressione da tutte queste attenzioni mediatiche, ha deciso di prendere il toro per le corna e di fare un progetto di governance da adottare da tutti i membri. Ovviamente ha fatto riferimento a tutti i documenti già esistenti, e la Carta Olimpica è la prima, il codice WADA di cui parlerà dopo il mio successivo oratore, che mi è molto caro. Io sono un senior, sono il numero due in termini di "è ora che me ne vada", io sono membro del comitato esecutivo della WADA dal 2002, quindi ho una certa esperienza, poi che confronterò con l'amico che parlerà dopo, e quindi la WADA è uno anche adesso dei grandi operatori. Qui ci sarebbe da dilungarsi anche sul caso Russia, perché le interpretazioni, come dicevo prima l'amico Fumagalli in privato, le interpretazioni dei media sono incredibili, sono così carenti di informazioni di base giuridico-istituzionale che fa quasi sorridere, perché la WADA ha dei limiti enormi in termini di sanzioni, e come il comitato esecutivo del CIO era l'unico che poteva prendere un provvedimento, ma con le dovute
ricerche e investigazioni da fare sul caso, su un caso così delicato, quindi il tempo ci è voluto, adesso siamo arrivati a una decisione, io credo che sia una decisione buona e spero che da adesso in avanti si parta ancora a parlare del futuro. Comunque, con tutti i riferimenti del caso, come la carta olimpica, il codice Vadi, il codice etico del CIO, chi ne più ne mette, noi abbiamo deciso di darci un codice noi di riferimento. Ecco, questo è stato molto apprezzato dalle attività intergovernative, che le hanno fatto quasi proprio, dicendo solo vorrebbero intervenire un po' di più, noi cerchiamo di difendere anche ora la nostra autonomia, ma abbiamo fissato 5 principi. Questa è la famiglia che io mi onoro di presiedere, sono le federazioni 28 olimpiche piene, 5 sperimentali, chiamiamole così. Queste 33 federazioni rappresentano praticamente comunque l'85-90% del valore sportivo in termini di business, e perché le altre, quelle riconosciute e le non riconosciute, sono federazioni con meno business e quindi sono quelle che hanno accettato di fare questo, di accettare questo standard di riferimento. Lo standard di riferimento è stato basato su 5 principi: trasparenza, integrità, democrazia, sviluppo e meccanismi di controllo. Ognuno di questi 5 principi ha avuto come 10 indicatori, sono stati sviluppati 10 indicatori. E sulla base di questi 10 indicatori è stato fatto come prima operazione un questionario a cui hanno risposto tutti, e noi, attraverso enti indipendenti, cioè un gruppo di consulenti da noi incaricati, hanno avuto incontri individuali con tutte le federazioni sportive estive nell'anno passato, e il risultato è stato molto bello. Alcune federazioni avevano una valutazione di se stesse molto migliore di quello che erano, altre peggiore, una o due addirittura più modeste della loro situazione. Questo è a dimostrare l'interesse e quanto interessante è ogni tanto fare anche delle self-assessment e delle analisi di quello che si fa in termini di gestione. La distribuzione con un optimum di 180 delle federazioni internazionali è questa, che noi abbiamo diviso in 3 gruppi perché vi dice si possono fare delle valutazioni. Ovviamente noi non abbiamo indicato le federazioni perché non era nostra intenzione mettere alla gogna nessuno, ma ogni federazione sa dove sta e quello che probabilmente dovrà fare nel futuro per avvicinarsi. È anche chiaro che questa posizione, e questa è un'altra delle ragioni per cui non accetteremmo noi uno standard internazionale come è ovviamente nel doping, e non è applicabile nel campo della governance, perché le esigenze di una federazione canoa dove il contributo olimpico è il 95% del loro bilancio è troppo diverso dalla FIFA, dove il contributo olimpico è lo 0,1%. Quindi è chiaro che noi dobbiamo avere una flessibilità. Però alcuni dati interessanti voglio sottolineare, ci hanno detto dove stiamo e quello che c'è da fare. C'è molto da fare, e infatti se voi valutate i 5 principi nella loro dimensione diagramma a ragno, si vede che le federazioni sono abbastanza brave, molto brave in trasparenza, lo sono, cioè trasparenza è la pubblicazione di tutti i dati della loro gestione, le revisioni eccetera. Nell'integrità lo sono un po' meno, soprattutto per quanto riguarda il match fixing, sono poche ancora le federazioni che se ne occupano investendo soldi, diciamo che è una minoranza, e anche in pochissime federazioni esiste il meccanismo, quello che noi chiamiamo il whistleblower, che è sempre più importante e che è una delle ragioni per cui il caso Russia anche è scoppiato in termini. Nell'area sviluppo l'area più critica rimane quella della distribuzione dei denari. Vorrei ricordare che le federazioni internazionali sono entità non for profit, detta all'americana, cioè gli americani dividono in 3 grandi famiglie le organizzazioni: una, le organizazioni, le società per azioni profit, le non for profit e le non profit, che sono le fondazioni e tutte le operazioni a fini culturali o benefici. Ecco, la non for profit è proprio una definizione che si attaglia allo sport, come ho detto prima, che ha una natura pubblica e privata insieme. E per questa ragione, ecco, è importante i soldi che vengono raccolti dalle sponsorizzazioni, come vanno ridistribuiti, e
qual è il rendimento di questa distribuzione? Questa è una cosa molto importante anche per il CIO oggi, e quindi lì c'è molto da fare, come vedete, nell'area poi dei meccanismi di controllo, al di là dell'accettazione unanime, questo dovrà far piacere a Luigi Fumagalli, al di là dell'accettazione unanime del CAS come ente di appello, che non era il caso solo pochi anni fa, oggi tutti accettano che il CAS è diventato la sede per dirimere questioni, dispute, eccetera, di tipo sportivo importante, al di là di quello ancora c'è molto da fare, perché non ci sono chiare regole per le assegnazioni delle manifestazioni sportive in molte federazioni, e soprattutto non ci sono regole che prevengono l'interferenza di interessi commerciali sul fatto sportivo, che è questa la vera minaccia del mondo sportivo oggi. Tutti parlano di doping, di match fixing, io ritengo che la vera minaccia sia l'interferenza ancora di interessi commerciali nel mondo dello sport e delle regole. Quindi questa è stata un po' lo sforzo della prima fase. Noi siamo all'inizio della seconda fase, che vedrà un'analisi più accurata dei bilanci, un'analisi più accurata di tutta la gestione delle federazioni, in modo da dare dei parametri un po' più comuni, le riserve, la gestione delle federazioni è molto discutibile in alcuni casi. Stiamo facendo grandi passi avanti, ma se devo dire, il fatto che il Consiglio d'Europa ci citi come esempio, anche se traspare da questa citazione anche il desiderio di interferire e di intervenire, cosa di cui ci occuperemo con molta attenzione, perché è chiaro che la collaborazione con gli enti governativi ed intergovernativi è molto molto importante, è necessaria nello sport, perché solo con la collaborazione di questa entità noi potremo vincere le sfide che lo sport ha davanti in termini di corruzione, in termini di doping, in termini di match fixing e di tutte le conseguenze che questi fenomeni portano in termini di credibilità. Però io credo, ancora una volta, e ripeto quanto ho detto prima, che lo mondo dello sport non è malato, deve evolvere, e ho sentito dire cose importanti sul come si deve evolvere il CIO. Ecco, per esempio, in questi giorni io faccio parte di un comitato ad hoc per ridurre grandemente i costi dei giochi olimpici, e non so se riusciremo, abbiamo un target di $1 billion per i giochi estivi e di mezzo per i giochi invernali, che credo sia raggiungibile abbastanza facilmente. Quindi noi dobbiamo lavorare, le regole dovranno adattarsi, quindi oggi avete sentito delle bellissime descrizioni di regole che comunque dovranno cambiare in parte per adattarsi appunto alla governance del CIO. Io sono lieto di fare questa esperienza unica nell'ambito del Comitato Olimpico Internazionale e di trasferirla a coloro che ovviamente ne sono interessati, però quello che voglio dire, grazie a tutti gli amici che si occupano di legge nello sport. Io voglio chiudere con un episodio di tipo personale. Alla fine del periodo della mia presidenza della Federazione Internazionale Tennis, un giornalista della BBC a Londra mi chiese qual è la cosa che l'ha sorpreso di più in questa lunga esperienza di presidenza internazionale di una federazione complicata come il tennis. Io dissi, essendo stato giocatore, dirigente italiano, dirigente, presidente europeo, credevo che la cosa più importante fosse la mia conoscenza del tennis. Purtroppo ho scoperto che la più importante esperienza che mi è servita è stata la mia esperienza da manager, e soprattutto tutti gli aspetti contrattuali e legali che ne conseguono. Quindi ringrazio ancora dell'invito e spero di aver dato un quadro in fretta di quello che noi stiamo facendo.